serie bwin, tutti i colori della passione. Giornata numero 29, campionato bwin, sfida promozione a Luigi Ferraris, sfida tra l'Angiotismo Verona di Andrea Mandorlini e la Samp di Beppe Iachini, che in 7 giorni si giocherà il futuro blu cerchiato, le speranze di raggiungere e giocarsi i playoff. Pubblico delle grandi occasioni, pubblico che cercherà di spingere la Samp alla vittoria, anche senza Bianchi e Renan in mezzo al campo. Verona senza Tacidis ma col suo 11 migliore, pronto a rispondere colpo su colpo agli attacchi di Pozzi e finalmente Eder al suo esordio a Marassi. Fischia il signor Calvarese di Teramo. Inizia subito il Verona in avanti con Alfredson, pallone nel mezzo, pallone buono per Ferrari che prova a controllarlo, lo gira nel mezzo per Russo, di sinistro, conclusione ribattuta Castaldello, ancora buono per Qualito Gomez, ma c'è la parata di Romero, tiro debole dell'argentino che colpisce male, in caduta, scivola sul prato verde di Marassi, poi ancora la Samp che ci prova, pallone buono per Krisicic che ci prova di sinistro al volo, facile però due tempi per Rafael che blocca sicuro il pallone, ecco il replay, il sinistro violento, centrale però per Rafael, poi ancora la Samp, stesso minuto, 13°, però è buono per Eder che anticipa Ceccarelli con la punta del piede, però esterno della rete, grande occasione per la Samp, siamo solo al 13°, poi però al 30°, pallone per Juanito Gomez con l'esterno della rete, ha provato a sorprendere e anticipare anche Romero col destro, tiro fuori, poi la Samp, 32°, azione di Eder, pallone buono per Pozzi, ancora Eder, area di rigore davanti a Rafael, poi debolissimo il suo destro, ha perso il tempo per colpire, ancora Eder però, siamo al 32°, area di rigore, cross col destro, arriva Pozzi, spaccata, la palla in rete, la rete della Sampdoria, Samp in vantaggio, si gonfia la rete, quella blu cerchiata con Nicola Pozzi che arriva a quota 10, in spaccata, supera in mezzo alle gambe Rafael, ecco il replay ancora una volta, perfetto il suo inserimento, perfetto il gol, Samp in vantaggio, 36°, ci prova ancora il Verona, arriva il gol, pallone buono per Ferrari, c'è Romero, sembrava la posizione irregolare, si dispera, anzi si arrabbia tantissimo Iachini, la Samp si salva, si ricomincia però, ancora con la Samp in avanti, ancora con Iachini a dare indicazioni, pallone buono per Munari, errori Ceccarelli, area di rigore, sposta pallone sul sinistro, conclusione Rafael, pallone in calcio d'angolo, ancora la Samp, non c'è il fallo di mano, ancora Munari, area di rigore, il sinistro, violento, ma c'è questa volta Rafael, poi la Samp, ancora Pozzi, poi l'assist involontario di Maietta, gol! La Samp ancora in vantaggio, raddoppia il 2-0 e arriva a quota 11, Nicola Pozzi che esulta sotto la sud, azione ancora iniziata da Eder, Pozzi e poi l'assist involontario di Maglietta, ancora Eder col destro, Rafael con la mano sinistra, grandissima la parata questa volta di Rafael, minuto 22, poi ci prova Verona con Lepillier, il suo sinistro, pallone alto, poi ancora la punizione di Lepillier, pallone buono per Russo, assist involontario, c'è la grande parata ancora una volta di Romero, minuto 38, Bielanovic di testa, pallone fuori, ancora il Verona che prova a riaprire la partita, il Verona che lascia tanti spazi alla Samp e al minuto 41 ci prova Bertani in contropiede a colpirla ancora, lo insegue Giorginio, poi perde un po' l'attimo, il tempo, prova a saltarlo, si carica al sinistro, la conclusione però è altissima da dimenticare, finisce così dopo 4 minuti di recupero, finisce con la Samp di Pozzi che vince, supera il Verona e si rilancia in classifica e martedì con l'Empoli un'altra fondamentale possibilità di avvicinarsi alla zona playoff per Mandorlini, un sabato no.